Torniamo all'organetto diatonico, che è lo strumento maggiormente rappresentato stasera, e c'è un personaggio che credo che tutti coloro che insomma seguono questo aspetto del folklore, l'aspetto della tradizione popolare musicale, conoscano molto bene e vogliono molto bene. Si tratta di Roberto Fadda e vorrei averlo subito qui, così possiamo applaudirlo calorosamente, possiamo applaudire la sua attività artistica che è davvero molto intensa, intanto per l'attività che concede ai gruppi folcloristici, e tra l'altro qui abbiamo il proprio paese rappresentato, Austis, con l'abbigliamento che già dalla metà degli anni Ottanta è stato recuperato, ricostruito e riprodotto per completare anche una associazione, rappresentare nell'associazione la comunità di Austis. Il percorso, dicevo, musicale, l'impegno musicale di Roberto è davvero molto molto intenso, perché c'è questa parte dedicata, come dicevo, ai gruppi, c'è la parte concertistica, ma c'è un progetto che in Sardegna ha trovato subito un grande interesse, ed è quello che si chiama Ballare, dove intorno alla sua figura e quella di Emanuele Bazzoni sono stati raccolti molti musicisti, e quindi un progetto estremamente aperto che fa viaggiare nella tradizione del ballo e del canto, ma anche nella innovazione, nella sperimentazione, nella ricerca, quindi un respiro profondo intorno alla musica popolare, ed è un percorso che sta tracciando molto, in modo molto interessante Roberto Fadda con Emanuele Bazzoni. Tra l'altro saranno i nostri ospiti il 15 agosto qui a Dorgali, in una delle nostre puntate di Sardegna Canta, ci sarà tutto il gruppo a ballare. E stasera vediamo un po' alla sua proposta con questo ballo antico austesu. Lui c'ha ancora nella sua preparazione più intima come dire, il ricordo di Domenichè Dumède, che è stato il suo maestro, e Domenichè Dumède è stato un grande maestro per tanti, e lui suonava la semidiatonica e ha iniziato a 7 anni con lui, ma poi c'è tutta una sua formazione personale che vedremo quando interpreterà con le due coppie di Austis su ballo antico austesu. Roberto Fadda.
bellezza ascoltare la musica di Roberto Falda, grazie anche ai componenti dell'associazione Gruppo Folk di Austis. Aspetta Roberto, perché ti devono dare una pergamena e credo anche due baci, quindi allora è bello vedere che c'è tanta gente che balla, quindi questa è un'altra delle cose piacevoli di questa serata. Grazie Roberto Falda, grazie Austis. Qualcuno dei componenti